Alessia del passato, so che speravi tanto di avere un animale domestico. Infatti ora vivo con Fiamma, la mia nuova gattina che mi tiene sempre compagnia. Ora lavoro e mi soddisfa vedere clienti che escono felici dal mio negozio di tatuaggi. Ho una casa abbastanza spaziosa e abito con la mia coinquilina. A quanto pare la mia coinquilina è proprio quella pazza della tua migliore amica Giorgia, la ragazza che conosco ormai da 20 anni e tu da 10. Con questo ti dico che non devi mai smettere di sognare, di sperare e di lottare per i tuoi sogni, perché a quanto pare alcuni si sono avverati. Qualche giorno fa mi sono ricordata dell'orribile esperienza che avevo passato e che tu stai passando. Per fortuna ora puoi andare anche a trovare i tuoi amici, anche se alla fine rimani a casa, sul letto, a fare videochiamate con le tue amiche, a poltrire e a mangiare. Non ti preoccupare, forse fra pochi mesi potrai andare in Puglia a trovare le tue cugine che ti aspettano con molta ansia. Mi ricordo di quanto è stata dura stare lontana dalle persone che ami e stare a metà della giornata per 3 mesi con Angelica. Parlando proprio di tua sorella, volevo dirti che mi viene a trovare dopo scuola e mi racconta delle sue giornate da 14enne in terza media. Anche lei è finita nella sezione A e dalla maggior parte dei tuoi professori, compresa la Lig che per fortuna è rimasta perché gli altri sono andati in pensione. Mi sono ricordata anche di tutte le video lezioni a cui partecipi. Per oltre 3 ore di fila, dalle 9 a mezzogiorno, sia a quelle noiose sia a quelle che ti stampano un sorriso sul viso. Ti auguro buona fortuna per il tuo prossimo anno, nonché l'ultimo della scuola media, soprattutto per l'esame, anche se io so già come andrà. Alla prossima!